diciamo che hanno fatto cassa subito. Quello che mi lascia perplesso è che vengono colpiti i più facili, quelli con il reddito busta paga fissa che viene tassata, i pensionati e quant'altro, è che devi delle case. Sì, appunto, i beni che non possono scappare, non possono sfuggire. Quello che mi lascia perplesso è che assieme a questa manovra emergenziale, c'è stato detto prima dal Presidente del Consiglio, della Repubblica, che si è evitato il disastro, subito dopo da Monti che non avevano neanche i soldi per lo stipendio. Quindi questo, posso crederci, perché la follia del governo precedente era appunto quella follia che è stata. Però, insomma, sono gli stessi credenti che dicono che sull'esenzione dell'ICI per quel che riguarda le proprietà vaticane c'è qualcosa che non va. E da questo punto di vista vorrei capire, la giustizia civile, situazione com'è oggi, costa al contribuente qualcosa come 40 miliardi di euro l'anno. Anche qui non si può rimandare alle calende greche, qualcosa va fatto subito, o almeno va fatto l'annuncio di qualcosa che si fa subito. L'evasione fiscale non è tanto andare a vedere i proprietari degli yacht, sappiamo tutti che ormai hanno imparato a mascherare la proprietà di questi yacht in qualche modo, in modo legale, ma è il nero diffuso, quello dell'idraulico, quello dell'avvocato, quello dello stesso commercialista che ti fa la pratica per pagare le tasse, poi il suo compenso ti dice pagamelo in nero. E allora è qui che devono almeno accompagnare le misure immediate con misure che siano un pochino a medio termine. Finora io non ho sentito niente di tutto questo, e questo è la fonte della mia perplessità, della mia riserva mentale. Voterei però vergognandomene un po', perché ripeto, mettere le mani nelle tasche dei pensionati non è bello, nelle mani dei dipendenti pubblici che si vedono tassati prima ancora di riscuotere il loro stipendio non è bello. Questa storia, per esempio, che sopra i 1000 euro bisogna pagare con denaro di plastica, benissimo, piccolo particolare però, e le banche di quanto mi abbasseranno le operazioni che io sarò costretto a fare con questa storia del denaro di plastica, perché di questo non si è parlato, e loro ci guadagneranno. Insomma, ecco, ci vogliono tutto. Le spese militari, noi abbiamo, grazie al ministro della difesa precedente, Ignazio La Russa, fatto degli investimenti tra il folle e il demenziale, aerei che non serviranno a niente, navi che non, di cui non ce ne sappiamo cosa farci. 20 Maserati. Ci sono delle cose che, insomma, in qualche modo dovrebbero incidere, non dico oggi per domani, perché mi rendo conto della difficoltà, forse Monti ancora non ha neanche esplorato completamente le stanze di Palazzo Chigi. Però oggi per dopodomani ho il diritto di saperlo, ecco. Quindi in qualche modo siamo in attesa di un secondo tempo che sarà altrettanto, diciamo, traumatico, ma speriamo di intravedere anche un qualcosa in prospettiva come liberalizzazioni e così via. Certamente, però almeno l'annuncio lo devono fare, spero, nel dibattito che ci sarà quando voteranno, insomma, non lo so, però per adesso non c'è neanche l'annuncio, questo mi lascia un po' perplesso. Spero che quella pattuglia radicale, adesso è inutile riporre particolari, sono 9, 3 al Senato e 6 alla Camera, con tutta la buona volontà, non è che, sì, parleranno, diranno, proporranno, poi però bisogna convincere tutti gli altri anche, speriamo. Ascolta Walter, tu, lo diciamo anche per chi ci segue, sei uomo di informazione anche a livello professionale, perché sei caporedattore, se non sbaglio, vice caporedattore, qualcosa del genere, G2. Del TG2, e quindi insomma lavori nel settore dell'informazione, la televisione. Ci abbiamo avuto questo governo che si è presentato ufficialmente a una conferenza stampa dove sono sgorgate delle lacrime del ministro Fornero, e se ne è molto parlato. Che è stato un fatto mediatico che ha assunto una certa rilevanza, insomma, se ne è un po' discusso. Te come la vedi? Insomma, io sono portato a credere che siano anche lacrime sincere quelle del ministro. A un certo punto
ripeto, si crea una situazione drammatica per ampie fasce di popolazione. Aumento della benzina, per dire, comporterà fatalmente l'aumento anche di tutti gli altri generi e prodotti, a torto a ragione che sia, come è sempre stato. L'annuncio che verrà aumentata l'IVA comporterà anche quello un altro aumento. Io posso capire che questa manovra di lacrime e sangue abbia provocato un sentimento di... Posso dire, insomma, noi abbiamo avuto un Presidente del Consiglio che diceva: mettere le mani nelle tasche degli italiani, il mio cuore gronda sangue. Insomma, posso capire che ci sia una signora che è sinceramente avvilita e dispiaciuta. Il problema è che vorrei che a queste lacrime ci fosse un qualcosa che mi aiuta a ogni medicina è amara, io non conosco una medicina che sia buona, per definizione la medicina è cattiva. Vorrei che ci sia una zolletta di zucchero che mi accompagna l'amaro che mi lascia in bocca questa medicina. Ecco, il ministro adesso si asciughi le lacrime, con gli altri suoi colleghi studi quali altri accorgimenti e provvedimenti si deve fare. Quanto ai giornalisti, alle televisioni, ai mezzi di informazione, è chiaro che si va spesso e volentieri a cercare il cosiddetto colore, però si ammetterà che un ministro che scoppia in lacrime nel momento importante non è cosa che poteva essere ignorata, voglio dire, da questo punto di vista si sarà fatta anche del colore, però era un colore inevitabile. No, io peraltro anch'io sono convinto che sono lacrime sincere, piuttosto tra tutti coloro che hanno criticato, insomma, sull'opportunità, anche alcuni dicendo che era una cosa artefatta, falsa, io mi rendo conto che gli italiani ormai sono assuefatti ai sorrisi di plastica con cui si sono mascherate tante menzogne e non sanno più apprezzare una debolezza, se poi debolezza delle lacrime si possono chiamare, ma insomma un momento in cui sfugge, diciamo, l'emplomb necessario, che manifesta invece una rispondenza tra ciò che si dice e ciò che si pensa. Gli italiani penso che siano disabituati a ciò. Forse il berlusconismo è un germe che ci ha inquinato molto più di quanto si possa pensare e sospettare, e quindi posso sicuramente concordare con quanto hai appena detto, però se devo esprimere un giudizio, ma 100 volte meglio le lacrime di un ministro del governo Monti piuttosto che le barzellette volgari e sconce di un ministro Sacconi a proposito della suora che voleva essere violentata, o tutte le innumerevoli manifestazioni a cui ci aveva abituato e abbiamo fatto male ad abituarci il Presidente del Consiglio e tutti i suoi ministri a cascata. Posso perfino essere anch'io commosso di fronte alle lacrime di un ministro come Fornero, ma meglio queste che le manifestazioni di volgarità e di meschinità di cui è stato capace un Ignazio La Russa, un Gaetano Quagliariello quando diceva che Luana Englaro era stata assassinata, un Berlusconi che mi diceva che Luana Englaro poteva partorire, un Eugenia Roccella il cui comportamento è inqualificabile sia in quello che ha detto che in quello che ha fatto. Ma voglio dire, ecco, mi tengo strette queste lacrime a questo punto. Allora, però, per essere un po' bipartisan e poi ti lascio andare al congresso. Ma io non sono bipartisan, quindi non... No, è l'umile cronista che ci prova a esserlo. Come possiamo definire, secondo me, l'imprudenza, essendo un governo tecnico, il non politicante e politichese nel suo dire, l'intenzione di anticipare il provvedimento economico a Porta a Porta prima che alle Camere? Ma intanto questo è un governo semmai di tecnici, però questo è un governo politico ed è giusto che sia un governo politico come tutti i governi, punto. Quello di anticipare a Porta forse può essere stato un'ingenuità, però io non vedo, insomma, credo che nell'obiezione influisca molto il fatto che chi obietta ritiene impresentabile Bruno Vespa, però che il Presidente del Consiglio in una fase drammatica
o almeno che ritiene tale, ritenga di dover illustrare al Paese direttamente le misure che ha preso, le ragioni per cui le ha prese, come intende procedere, e me lo venga a dire e utilizzi lo strumento che per definizione oggi è quello di più larga diffusione, perché con buona pace dei cultori di Facebook, di Twitter, di non so che altra diavoleria telematica, ancora oggi il messaggio soprattutto passa attraverso lo strumento televisivo. Forse sarà stato ingenuo rivolgersi a Porta a Porta, però il concetto di rivolgersi direttamente al Paese, e dico, io non vedo un oltraggio clamoroso. Quelli dicono doveva venire prima in Parlamento, sì, però devo anche tenere presente, allora tutti quelli che lo dicono mi facciano la cortesia di sedere ai loro scranni e di non farmi vedere quando raramente la telecamera allarga da chi parla tutta una enorme fila di scranni vuoti perché i parlamentari se ne stanno da un'altra parte. Allora non si può da una parte invocare il dibattito e il confronto, poi quando questo dibattito e questo confronto c'è, su 630 ce ne stanno 30 e gli altri 600 non si sa che cosa stiano a fare. Insomma, tutte e due le cose insieme non possono andare. Comunque per la cronaca poi dopo insomma, l'evento è stato invertito e ha posticipato la partecipazione a Porta Monti e peraltro a un Vespa che diciamo, lo omaggiava come solitamente sa fare con tutti quanti i suoi ospiti politici. Monti lo ha, diciamo, ha preso subito delle distanze, gli ha detto non sto qui per fare un piacere a lei ma per illustrare. È stato molto bravo sia il ministro Monti e il presidente del Consiglio Monti a Porta, perché ha rimbeccato non sono qui per lei ma sono venuto qua per farmi sentire dagli italiani. Poi anche quando ha parlato delle cifre, quando ha osservato, vedo che lei Vespa è molto, come dire, c'è una certa consuetudine con un certo tipo di cifre, e anche la successiva puntata di Ballarò, devo dire che per esempio Catricalà è stato molto efficace, ha saputo rintuzzare piuttosto bene le demagogie a cui si sono prodotti e continueranno a prodursi sia le Gelmini che i Maroni, i quali sono già in campagna elettorale, non so se per elezioni anticipate o elezioni a scadenza, ma stanno già facendo esattamente come dall'altra parte sta facendo Antonio Di Pietro, campagna elettorale volgare e meschina, insomma. Tra il serio come sempre il faceto, ma nel Parlamento della Padania le fanno le elezioni o lì sono nominati? O... La Padania è un qualcosa che io non so neanche cosa sia. Io so che esiste il Piemonte, esiste la Lombardia, esiste il Trentino, esiste il Veneto, esiste il Friuli, esiste l'Emilia Romagna, esiste un paese che grazie ai nonni di quelli che adesso frequentano il Parlamento, che dicono essere padano, è stata fatta questa unità d'Italia. Sarà retorica, sarà quello che volete, questa gente è riuscita a farmi piacere perfino Fratelli d'Italia. È vero, qualcuno ha supportato al motivo all'esistenza della Padania il fatto che esiste il Grana Padano. Vabbè, allora io volevo dire, capace di intendere ma non di volere questo. Io a questo punto vorrei dire, siccome c'è il pecorino che è altrettanto nobile, sto cercando la pecorinia ma non la trovo. Sì, ma vorrei dire che il parmigiano non è roba del Lombardo, ecco, cominciamo a chiarirlo, mi pare che sia sotto al Po, ecco. Ringraziamo Walter Beceglio e gli auguriamo buon congresso. A voi, grazie.